Buonasera a tutti, siamo qui per presentare e per godere di questo spettacolo tratto dall'ultima raccolta dei racconti di Miriam De Berardis. Io indegnamente sono qui per presentare qualcosa che è straordinario sia da un punto di vista di come è concepito il racconto. Io ho sempre pensato che il racconto fosse lo scoglio di qualunque scrittore. Poi il racconto breve è sempre qualcosa che mette a dura prova la capacità di uno scrittore, anche molto affermato, di poter dire la sua in poche righe. E mi viene in mente l'esempio, per esempio, di John Cheever, autore di racconti meravigliosi, così come mi viene in mente l'esempio, per esempio, ovviamente di Carver, anche se lo stile di Miriam poi è differente da quello di Carver, non è minimalista, insomma, assolutamente. Però quello che emerge dai racconti, che adesso poi vedremo anche inseriti nello spettacolo, è come Miriam riesca, ma d'altra parte anche il titolo lo dice, con lo sguardo alla finestra, a osservare empaticamente i personaggi di cui tratta, in modo mai distaccato, cioè non c'è distacco, come magari c'è in Carter, e in parte anche in Cine. Cioè partecipa con questi personaggi, li osserva dalla finestra, ma non li osserva semplicemente nelle loro parabole e declinazioni di vita, ma li accompagna nel loro percorso. Sono personaggi, ne vedremo, ne sentiremo alcuni nello spettacolo, che sono profondamente feriti. C'è chi si innamora in modo ossessivo e anche dipendente, anche possiamo dire morboso. C'è chi in qualche modo è reietto da tutti perché è considerato un personaggio perdente, un fallimento, trova poi in realtà poi alla fine il riscatto. Chi deve elaborare un lutto, come Dora, la protagonista di uno dei racconti del libro, e che in qualche modo trova un senso al suo dolore nel riscatto che poi arriva. Ecco, Miriam osserva queste persone come un ricercatore, si passi un pochino questa metafora anche un po' infelice, osserva gli animali nello stabulario. Dora possedeva qualcosa di selvatico,
che invadeva tutta la sua persona. Sapeva di muschio e di erba. Era vedova. E da circa 2 anni, in una sera d'inverno, una sera senza scampo, aveva perso in un incidente automobilistico l'unico figlio. Viveva ai confini di un bosco dove a malapena entrava un raggio di luce. La collina si interrompeva e lasciava il posto a migliaia di alberi. Il paese si allungava su un pendio tra due torrenti che d'inverno portavano molta acqua. La sua casa era un po' distante dal paese. Era la necessità che la faceva uscire, che la spingeva fuori la porta. Prima di incamminarsi, si aggiustava le ciocche dei capelli, si riannodava il fazzoletto fino a perdere il respiro e partiva. Il suo viso ricordava le statue di legno conservate nelle sacrestie, in chiese dimenticate da Dio. Gli occhi guardavano un punto, preoccupati solo di andare avanti. Non si lasciava distrarre da niente, né dei cani che incontrava, e dai passanti. Giunto al paese, si dirigeva verso la bottega principale, si avvicinava agli scaffali che contenevano provviste varie, acquistava lo stretto necessario, ma non riportava la spesa a casa. Qualcuno gliela consegnava il pomeriggio. Raggiungeva la fontana della piazza, si rinfrescava le mani e la fronte, scambiava poche parole con le persone che incontrava. Spesso, per ritornare a casa, lasciava la strada principale e, aiutandosi con un bastone per non farsi notare, si avviava verso strade strette, ricoperte di sterpaglie e spine cresciute ovunque. Dopo un po' si sedeva. Sentiva il rumore delle foglie calpestate, poi più nulla. Riprendeva la strada di casa, senza fretta. Non c'era nessuno a aspettare. La mattina si alzava presto e se finiva la legna si adattava a cercarne dell'altro. Gli alberi erano lì, a pochi passi. Raccoglieva funghi, foglie e bacche. Estirpava carni, cercava erbe per farne dei cotti. La gente del luogo la guardava con diffidenza. Qualcuno la chiamava la muta. Quello che diceva era troppo poco per dire e capire. L'inverno si aggirava nel vuoto delle sue stanze. Chiudeva la porta per non vedere. Ogni oggetto nascondeva i suoi segreti. Fuori tutto era fermo. La neve chiudeva l'anima, che diventava di ghiaccio. Aveva qualcosa di regale la neve, come la sua solitudine. La capiva. Erano tutt'uno. Per questo lo guardava fuori, mentre cadeva con fiocchi forsennati. Le permetteva di dimenticarsi. Tutto doveva ancora succedere. Esistevano soltanto i giorni e si susseguivano bianchi prima dei pensieri e del dolore. Scendeva le scale, cercava di ritrovare la strada, ma era scomparsa. Così avanzava piano per riformarla con le sue orme. Una mattina qualcosa cambiò. Era una mattina come tante. Febbraio assomigliava più a dicembre. Il freddo bloccava il respiro e i passi. La legna che aveva sistemato nel fondaco stava finendo. Così si decise a uscire e a inoltrarsi nel bosco per recuperare frasche. Fu bloccata da un velato. Venisse,
Da un cespuglio apparve un agnello che si dirigeva verso di lei. Forse era nato da pochi giorni. Cercò di ritrovare la madre. Continuò a camminare perlustrando la zona e dirigendosi in posti irti, nascosti da una vegetazione lasciata allo stato selvatico, terreni non coltivati, ma non la ritrovò. Si notò ancora tra gli alberi. Forse era caduta in qualche burrone. Non riusciva a spiegarsi come fosse arrivato lì. Il suo belato assomigliava al pianto di un bambino. Un pianto che conosceva bene e che la fece tornare indietro alla memoria. Ripensò al figlio, a quando da piccolo scoppiava in lacrime per un nulla. Lo prese in braccio, lo riportò a casa. L'agnello si calmò. Dora lo poggiò a terra, col muso annunciò il pavimento, tenendosi a malapena sulle zampe. Per un po' rimase immobile. Poi si alzò, diede un'occhiata in giro, si diresse verso la porta aperta del ripostiglio, trovò una cesta, ci entrò. Si addormentò. Thank you.
negozio, lei trovava sempre la tavola apparecchiata e fiori nei vasi. Leonardo si sforzava di preparare qualcosa con grande impegno, quasi con solennità. Lo sentiva spadellare in cucina già dall'ingresso, con tenacia, dato per sua missione, che fino ad allora non sapeva cuocere neanche un nuovo artigianino. Lo lasciava fare, quella specie di goffaggine si tramutava in tenerezza quando assaggiava cibi completamente insipidi o salati con pochissimo olio. A letto Leonardo desiderava il corpo di Lea più di qualsiasi cosa. Desiderava i suoi baci sulle braccia, le dita di lei che toccavano la sua bocca, le sue cosce, lo schiantavano in un'estasi amorosa. Ma col passare dei mesi si ritrasse come se il cuore di macerie fosse pronto a seppellirlo appena accennava ad uscire. I figli venivano a trovarlo, ma andavano via in fretta. Le passeggiate con Ernesto divennero un ricordo. Ad Alberto al telefono rispondeva evasivamente. Una specie di pagamento lo incatenava a casa, sazio solo della presenza di Lea. Una sera in cucina Leonardo, dandogli le spalle, la bloccò col suo solito tono di voce mentre faceva programmi. Ho già apparecchiato il salotto, è inutile andare al ristorante. Lea lo guardò con disappunto girandosi di scatto. Vogliamo vivere qui, in eterno? Era la prima volta che la sentiva così pungente. Sono mesi che stiamo a casa, pensi sia troppo spostare lo sguardo fuori. Qualche ora prima era rimasto nello studio seduto al computer ed aveva chiuso la porta per allontanare i rumori della televisione accesa. Lei era sdraiata sul divano, una porta chiusa lo separava da lei. Non vedendola più, mi sembrò che un oceano li dividesse. Si avvicinò alla porta e l'aprì. Una striscia sottile tagliava il suo viso in metà. Le gambe erano nascoste da un paio di scacchi con una frangia che toccava il pavimento. La visione frammentata del suo corpo lo rassicurò. Il saperlo in un'altra stanza non attestava qualcosa di impalpabile che non riusciva a decifrare. Adesso era lì, pungente, con un timbro di voce che non riconosceva. La rivalsa di Michele l'Americano. La rivalsa di Michele l'Americano ci fu una mattina di giugno, più all'alba che al mattino. Rivalsa impensabile, data la piega che aveva preso la sua vita da anni. Il suo nome non lo smentì. Se lo ritrovò appiccicato addosso senza sapere come. Lo chiamavano anche Rosso, perché al minimo cambiamento d'umore diventava rosso come un papavero. Il suono del campanello lo fece affrettare alla porta dopo che si era appena alzato. Era il signor Morini che si diresse in cucina. Accomodate, ho preparato il caffè, l'ho appena versato nella tazza, ne prende un po'. Morini, nonostante si inebriasse del suo profumo, non si mosse di un passo. Guardava insistentemente la porta e l'orologio che aveva appuntato. Deve dirmi qualcosa. Vedo che ha fretta, disse Michele. Sono più di 3 anni che vivete qui. Se ricordate, doveva essere una sistemazione provvisoria. Già. Se non avessi salvato vostro padre al lago quel giorno, molto probabilmente non starei qui senza contratto di affitto e con un prezzo di favore. Dovrei ristrutturarla. 3 anni sono passati da un pezzo. Ma mi sta cacciando di casa. Buona cosa per iniziare la giornata. Non devi andartene domani mattina. Una sistemazione la troverai, non ho dubbi. So che saprai organizzarti. Aveva voglia di mandarlo all'inferno, ma si sentì all'improvviso privo di energia. Il caffè si raffreddò e per la prima volta lo lasciò sul tavolo insieme ai biscotti. Le
parole dei mulini gli avevano fatto perdere l'appetito. Andò nell'orto per sistemare delle piattine, ma per poco non le decimò. Era troppo distratto. E così ci rinunciò. Si lavò una camicia, ma neanche l'acqua gel calmò. È meglio che vada al bar, disse, parlando da solo. La piazza era quasi sgombra. A quell'ora erano tutti al lavoro. Solo alcuni ragazzi che non erano andati a scuola si dirigevano verso i gradini della chiesa. Ci mise poco per arrivare. I suoi amici erano già seduti al tavolo e uno di loro aveva già ordinato un caffè. Non fecero caso al suo viso più rosso del solito, ma al suo silenzio sì. Cosa ti è successo oggi che non hai detto una parola, notò Sebastiano? Ah, niente, niente. Ma non si direbbe. Non si vede il solito umore. Quando non era impegnato in lavoretti, si dirigeva verso la casa di Mauro. Lasciava la sua bicicletta sotto l'albero di melo e andava a piedi. Preferiva camminare, guardarsi attorno, vedere cose che non aveva mai notato. Credevo non venissi più. Mauro ti stava aspettando, disse la moglie mentre lo faceva accomodare in cucina. Ho portato le foto che abbiamo scattato in Argentina 2 mesi fa. Fammi vedere, rispose Mauro, allungando la mano tremolante. Riconobbe le acque del Tigre, il caffè Tortoni e il teatro Colon. Per anni, quando parlava dell'Argentina, faceva solo un respiro breve, secco. L'Argentina, ripeteva, e stava zitto. Un pomeriggio ballarono tutti e tre il tango in una piazza di San Telmo. La danza cominciò quasi per scherzo, in punta di piedi, accompagnati da un bandoneon. 2 ballerini elegantissimi danzavano, con sguardi appena accennati. Mauro si guardava attorno, faceva dei piccoli passi soffretto da Olga, poi con le dita disegnava l'aria. Si risedette sulla sedia a rotelle che aveva al suo fianco, e rimasero fino al tramonto. Se li aveva cancellati quasi. Si toccò la faccia 2 o 3 volte con dei leggeri punti. Si compresse gli occhi. Non era stato capace né di assicurarli come dovevano, né di proteggerli. Perché erano tornati a disturbargli il sonno? I gioielli erano ancora lì, veri. Non stava sognando. Li passò da una mano all'altra. Quel contatto lo rimingorì. Gli smeraldi, gli anelli, le collane, i bracciali avevano fatto i guardiani ai suoi incubi, ai suoi sogni. Ci parlò come fossero vivi. Torno dall'inferno. Mai pensato di rivedervi? Torno dall'inferno. Mai pensato di rivedervi? Thank you.
tempo me lo ripetevano spesso, specialmente la sera, dopo averli accompagnati fino al cancello. Erano i miei amici che me lo dicevano a voce bassa, come un ritornello, soprattutto negli ultimi mesi. Un ritornello che non si interrompeva, neanche se aveva nevicato o stava per diluviare. È ora che ti trasferisci in paese, ci sono case in vendita. Non è più il caso che viva più qui, col bosco che ti chiude quasi la vista e non dà nessuna sicurezza. Me lo sussurravano sotto la luce opaca del lampioncino, prima di rimettere in moto la macchina e ripartire. Un po' mi innervosivano, ma poi ci feci l'abitudine. Se faceva freddo e addosso avevo una maglia leggera, salutavo sbrigativamente e tornavo indietro a scaldarmi vicino al grande camino della cucina. La mia casa è distante dal paese circa 2 chilometri. Nel percorrerli di giorno sono insignificanti e spesso raggiungo il paese a piedi. Se mi affaccio alla finestra, vedo i tetti delle case, gli ulmi vicino alla scuola elementare e, dopo due curve, il campanile della chiesa. Di sera le luci in lontananza sono dei piccoli punti e non rincuorano neanche Romeo, il gatto che vive con me da 5 anni e che ogni tanto sparisce ma torna per fame o abitudine. I figli mi telefonavano di notte, quando già mi ero messa a letto e stavo per prendere sonno. Lo decisi dopo il pranzo, prima di tornare in libreria. Partii diretto a casa di mia madre. All'uscita dell'autostrada presi l'abitudine di fermarmi in un bar. Lo feci anche quella sera. Ordinai un caffè. Delle persone erano sedute ai tavoli e mangiavano panini. Altri si aggiravano tra i banconi in cerca di qualcosa da acquistare, pupazzi da incartare. Stavo per andarmene, ma un movimento brusco di un uomo al bancone che beveva caffè fece cadere il suo cellulare. Ci abbassammo istintivamente nel raccoglierlo. Allungò una mano e nel riconsegnarglielo vidi il sonello al dito e il suo viso, che notai subito perché pieno di lentiggini. Uscì di corsa scordandosi quasi di pagare. Era un anello identico all'anello che mia madre si era fatto fare da un orafo. Rientrando in macchina ripensai all'anello. C'era qualcosa di stonato che non mi convinceva. Copiato e rimesso in vendita. Un anello nato per essere unico. Forse solo somigliante, troppo simile all'anello di mia madre. Conosceva l'orafo. Non avrebbe fatto mai una cosa simile. In macchina accesi la radio. Pezzi di musica jazz mi fecero distrarre. E non pensai più né all'anello né a quell'uomo che lo indossava, che uscì di corsa, furtivo come un ladro. Guardai l'ora e vidi che era tardi. La luce del lampioncino vicino al cancello non arrivava al portone, così prima di entrare in casa spinsi l'interruttore alla sua destra. Si accese la lampada in ferro battuto ed illuminò sangue calpestato da orme che si dirigevano verso il prato. Mi precipitai dentro aspettandomi qualcosa di terribile. Altre gocce di sangue mi portarono subito in salotto. Gli sportelli dei mobili erano aperti. Una pila di piatti era sul tavolo ed alcuni si erano frantumati per terra. C'era disordine, ma nessuna traccia di mia madre. Thank you.
c'è stata. Me ne vergogno un po', ma ancora dopo tanti anni ne decifro i disegni. Dei rilievi stavano per prendere il lago, dopo sono scomparsi e il cielo è tornato azzurro, un azzurro che abbaglia. Attorno c'è una specie di imperfezione, una specie di incanto, turbato da nulla. Rina mi precede diretta verso il portone di casa. Mi guardo ancora indietro e mi fermo. Romeo è tornato anche stavolta. Lo vedo avvicinarsi verso casa. Forse è meglio rimanere fuori ancora un po', sediamoci, dico. Sì, rimaniamo, le giornate si sono allungate, mi risponde Rina, mentre trascina una sedia per sedersi. Prendiamo un po' di luce, le rispondo. L'ultima luce è rimasta. L'ultima luce rimasta. Thank you.
Grazie di essere qui così numerosi. Sono felicissima questa sera di aver lavorato con una squadra stupenda che è riuscita a fare della mia parola un canto che paradossalmente è diventato musica e ha sfondato la finestra, quella che qualche volta ci blocca. Per prendere significato, approccio di questa raccolta che è fatta di racconti, 10 racconti, bisogna proprio andare fermarsi un pochettino sul titolo. Perché quello guarda la finestra? Chi è che non guarda la finestra? Lo facciamo in modo astratto per trovare soluzioni, per andare oltre, forse per rimanere lì, perché siamo paralizzati. Quello che accomuna questa raccolta è la descrizione dell'umanità tutta, che però è la nostra umanità. Chi è che non è mai toccato dal dolore, dall'angoscia, incerto dove andare? Chi è che non ha attraversato gli abissi del dolore, delle perdite? È quello che fanno questi personaggi, perché l'esistenza umana non si fermano, non si arrendono. Magari toccano il fondo, magari non sanno dove andare, però poi riprendono il filo, nonostante le devastazioni. Arriva sempre un momento quando si è sulla linea, lo sguardo alla finestra, andare oppure rimanere, che l'intruso, chi è l'intruso? Quello che non ci aspettiamo, quello che ci rompe gli equilibri, può essere il ritrovamento di un cadavere, il muschio, che porterà il protagonista a una catarsi, può essere il gioielliere che ha toccato gli abissi perché dei ladri hanno rovinato la sua vita. Può essere Dora, devastata dalla perdita di un figlio, che però con un incontro con un'altra persona, fortuitamente, cambierà forse la sua vita. Oppure in sonno, 10 racconti. Un uomo riesce a dormire perché succede a molti. Col fuso orario si prende sonno. E lui ritorna alle sue origini, aveva quasi cancellato. È un'umanità fragile, però forte, che sa dove andare. E quindi io questa sera ringrazio nuovamente questa bellissima squadra, perché questa parola ha sfondato le finestre. E poi ringrazio la direttrice della Lambrada, del Braga, Tatiana Matrovic, mi ha dato la possibilità di stare qui. Ringrazio il Comune di Terra, ringrazio la psichiatra Domenico Berassi, che praticamente ha detto tutto.
purtroppo questa sera non è qui Massimo Sacripante, che c'è un concerto, un altro concerto.